Omar! Omar! Ti hanno messo le mani in tasca? Hanno cercato, ma avevo tutto nel marsupio. Ho detto a mio padre che veniva a Madrid e lui mi fa: stai attento perché rubano. Come in tantissime altre città del resto. Comunque ciò non toglie magia a questo momento di tramonto con tutta la gente e il panorama davvero assurdo. Che bella luce, ragazzi. Secondo me in video non rende l'atmosfera. La musica, la luna, il tempio. Comunque quando andate in giro... Stavano cercando di scipparvi la vita? Cioè... Quali? Sì, vale, puoi essere Wow! Cosa c'è sotto? Ma che bomba di posto, è stupendo. Mi toccare un culo. Questi sono gli alberi di Prezzemolo a Gardaland. Madrid è una città pazzesca, ragazzi, abbiamo fatto proprio bene a venire qua, mi sta piacendo tantissimo. Io adoro le piastrelle, questo è il paradiso delle piastrelle. Omar è felice perché stasera c'è la serata, anche Francia è felice. Serata tapas e sangria gratis nell'ostello. Una scusa per conoscere gente. Ma è una figata, è una figata. Ho già speso una svalangata di soldi. Comunque questo posto è incredibile, ragazzi, vendono delle cose davvero pazzesche.
al negozio di valigie vintage ci torniamo perché ne volevo prendere un paio. Prima però voglio vedere cosa c'è in queste vie. È un mercato davvero infinito. Prima vendevano della roba abbastanza scadente. Adesso siamo arrivati nella zona con la merce seria. In questo bar fantastico la paella costa un euro. Andiamo un po'. È veramente molto buona. Museo Nazionale del Prado, ingresso 0 euro. Perché dalle 5 alle 7 di sera è gratis. Ma tanto? È abbastanza. Però a una certa non sale più. Cioè, voli in tutti i pazzi. Mi bruciano le labbra, vabbè. Sono tipo le 8:30 di sera, io mi sono già buttato sul letto perché sono stanchissimo. Domani mattina sveglia presto perché abbiamo il volo che ci riporterà in Italia. Il viaggio è finito. Cosa c'ho qua?